abbiamo fatto esplodere le carceri e avuto meno sicurezza e subito le condanne europee, a cui oggi rispondiamo. Non c'è che dire, è stato proprio un bel risultato, colleghi della Lega, ottenuto, dicevo, da quegli arguti legislatori, ed eccoli. Per la Lega alcune battaglie non sono assolutamente negoziabili. Noi siamo alternativi al renzismo. Noi siamo per contrastare duramente l'immigrazione. Noi siamo per la sicurezza. Noi siamo... hanno votato pessime leggi. E di quei ministri di giustizia e degli interni che appartengono a quei partiti e siete tanti capitan Schettino sulla giustizia, per la nave della giustizia. Prima o poi gli italiani vi inchioderanno alle vostre responsabilità e vi diranno il nostro voto favorevole. Per Scelta Civica e anche come membro della Commissione di Giustizia della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Questo era l'obiettivo che il gruppo di lavoro che ha portato alla conversione di questo decreto legge aveva. Tutto ciò va a ricordare che lo scorso 8 gennaio 2013, per la seconda volta, la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano a pagare 100.000 euro per danni morali a 7 detenuti nelle prigioni di Bussarsizio e di Piacenza, ribadendo nella sentenza l'invito a favore questo, direi, bistrattato provvedimento. Ne condividiamo sia la ratio complessiva sia... abbiamo realizzato la sensazione di appartenere ad un organismo sovranazionale.